Ma che cos'è l'immunità di gregge? Ciao, io sono Zap e questo è Dipenscienza. Vi preannuncio che questa sarà una puntata un po' piccata rispetto al solito. So che avevo promesso una puntata approfondita sul coronavirus questa settimana, ma la puntata sarebbe dovuta essere basata su una conferenza che avrei dovuto seguire in università e che mi avrebbe fornito la base delle informazioni che avrei usato poi per costruire tutto l'episodio. Ebbene, ci sono stati alcuni problemi logistici durante lo streaming e quindi non ho potuto partecipare. La conferenza in ogni caso è stata registrata e verrà quindi caricata più avanti sul nostro portale dell'università, quindi potrà utilizzarla per fare la puntata. Non disperate, arriverà al più presto. In realtà potrei farla anche adesso, perché penso che tutte le informazioni che mi servono e che ancora non ho, potrei tranquillamente trovarle sul sito di facoltà o su quello dell'OMS, ma sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensano i miei professori e chi tutti i giorni si trova a combattere in prima linea per poter far scaturire dall'episodio non solo una mera lista di informazioni ma anche qualche riflessione in merito. E quindi stay tuned. Ora veniamo alla puntata di oggi, l'immunità di gregge. Fin dall'inizio della pandemia di Covid-19 o SARS-CoV-2 aleggia nell'aria questa magica soluzione che ci ha raggiunti dapprima da oltremanica e ora anche da parte di qualche politico italiano. Come se fosse la cosa più scontata del mondo. La soluzione geniale al quale tutti gli scienziati, professori, universitari, dottorandi specializzandi, medici, infermieri, operatori sanitari, divulgatori scientifici, biologi, chimici, epidemiologi e virologi non avevano pensato. Ma non vi sembra strano che la soluzione alla pandemia sia davanti ai nostri occhi e che nessuno con un QI sopra alla media nazionale e soprattutto nessuno di quelli che ha votato la sua vita allo studio ci abbia mai pensato? Beh, sicuramente il filone ritardo mental complottista dirà che è ovvio che nessuno lo dice, ci vogliono controllare. Poi chi ci voglia controllare e perché non è mai stato chiaro, ma vabbè, andiamo avanti. Oggi finalmente poniamo fine a questa farsa mediatica e finalmente, quando vi troverete davanti a una persona che professa che l'immunità di gregge sia la soluzione, potrete dargli uno schiaffo con tutta la forza che avete in corpo, per poi condividere con lui o con lei questo episodio, che tratterò in modo che anche un bambino di 6 anni possa seguire e in modo che anche lui o lei finalmente possa capire che non è così e che banalmente non sa che cos'è l'immunità di gregge. Ecco, questa è la domanda chiave. Che cos'è l'immunità di gregge? Per rispondere a questa domanda dobbiamo sapere però che cos'è un vaccino. Beh, un vaccino, da dizionario Treccani, è una preparazione rivolta a indurre la produzione di anticorpi protettivi da parte dell'organismo conferendo una resistenza specifica nei confronti di una determinata malattia infettiva, virale, batterica o protozoaria. In origine il termine designava il vaiolo dei bovini, o vaiolo vaccino, e il pus ricavato dalle pustole del vaiolo bovino, pus vaccino, impegnato per praticare l'immunizzazione attiva contro il vaiolo umano. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che un vaccino è una sostanza contenente un agente patogeno, un virus o un batterio per esempio, che viene iniettato insieme a un adiuvante, in modo da provocare una risposta immunitaria e farci produrre quindi degli anticorpi contro tale patogeno, in modo da avere delle difese preformate nel momento in cui lo incontreremo durante la nostra vita. Quindi mi iniettano un virus o un batterio che può farmi male? No, gli agenti patogeni che vengono utilizzati sono di due tipi, attenuati, ovvero privati della loro capacità di provocare malattia, oppure uccisi, e quindi chiaramente non in grado di riprodursi e provocare malattia. E gli adiuvanti che cosa sono? Gli adiuvanti sono delle sostanze irritanti che vengono uniti al vaccino per far sì che il sistema immunitario sia effettivamente attivato, in quanto producono infiammazione. Oh mio Dio, ci iniettano sostanze irritanti per controllarci e col virus ci uccideranno tutti. Eh no, caro il mio ritardato, se avessi passato un po' più di tempo sui libri appoggiati sul tuo banco di scuola o semplicemente avessi ascoltato le scorse puntate di Dipenscienza, sapresti che il nostro sistema immunitario è per sua natura predisposto alla tolleranza, al contrario di Zap in questo momento, piuttosto che all'attacco verso i nuovi patogeni. Questo è infatti un sistema di protezione contro le armi del nostro stesso sistema immunitario che, essendo molto potenti e in alcuni casi aspecifiche, devono potersi attivare solo in caso di una reale aggressione, così da non scatenare malattie autoimmuni. Quindi, se le cellule del sistema immunitario riconoscono solo un antigene, o per i meno avvezzi, un qualcosa di estraneo, vanno in apoptosi, ovvero muoiono. Per poter produrre degli anticorpi e una risposta immunitaria è indispensabile uno stimolo coattivatorio dato proprio dall'infiammazione, che oltretutto con i vaccini è molto blanda. Questo, purtroppo per i Novax, no 5G, no tutto,
Non lo ha deciso né Bill Gates né Big Pharma, ma semplicemente la natura, che ci ha permesso di evolverci, e si fa per dire, fino ad oggi. Ma il vaccino quindi è sicuro al 100%? Attenzione, qui potrebbe ribaltarsi tutto e potrei perdere l'attenzione del Novax in questione. La risposta è no. Il vaccino, come qualsiasi altro farmaco, non è sicuro al 100%. I vaccini attenuati, per esempio, sottopongono a un lievissimo rischio di malattia, che si può verificare per esempio in un soggetto che fa il vaccino in un momento di immunodepressione. Vi è mai capitato che vi provassero la febbre prima di fare un vaccino? O magari è successo quando avete portato i vostri figli a farlo? Beh, no, non tu Novax. Tu lascerai morire tuo figlio di pertosse per non farlo controllare dalla massoneria. Ma per tutti i normodotati. Questo succede, perché il vaccino appunto, in una situazione in cui il sistema immunitario è compromesso, anche se momentaneamente, può provocare le malattie o anche dare infiammazioni più importanti del dovuto. E quindi si aspetta che il bambino stia bene per farlo. Questi rischi vaccinali vengono calcolati statisticamente e in base ad essi si decide quindi se un vaccino è obbligatorio o meno. I vaccini non obbligatori sono quelli per le malattie in cui il rischio vaccinale è superiore al rischio di malattia. Ma che cosa significa? Significa che al momento non avrebbe senso eseguire un vaccino a tappeto per la poliomielite, per esempio, perché questa malattia è praticamente estinta ed è stata debellata proprio grazie all'obbligo vaccinale. Quindi si sottoporrebbe la popolazione a un rischio, seppur lieve, che sarebbe comunque superiore al rischio di incontrare la malattia, al momento estremamente scarso. E ora, prima di arrivare alla domanda finale, affrontiamo l'ultimo tema che piace tanto tirar fuori agli analfabeti funzionali che fanno i convegni negazionisti, ovvero il vaccino provoca l'autismo. Allora, ascoltatemi bene. Al momento l'autismo sembra essere correlato solo ad alcune alterazioni genetiche congenite, non correlate a fattori eziologici post nascita. In italiano questo cosa significa? Significa che siamo predisposti geneticamente ad avere o meno l'autismo. Ma il figlio dell'amica della dirimpettaia di mia cugina stava benissimo finché non ha fatto il vaccino. Sì, cara la mia mamma analfabeta, perché l'autismo può manifestarsi in varie fasce d'età. Guarda caso, la principale è proprio quella che coincide con l'epoca in cui si fanno i vaccini obbligatori. Inoltre, la falsa credenza che i vaccini provochino l'autismo nasce da un falso studio scientifico. E cito la pagina dell'Università Federico II, che dice che l'ipotesi che la vaccinazione MPR, morbillo parotite rosolia, possa essere associata ad autismo è stata sollevata verso la fine degli anni 90, quando il gastroenterologo inglese Wakefield e colleghi pubblicarono sul Lancet un articolo intitolato Ileal Lymphoid Nodular Hyperplasia Non-Specific Colitis and Pervasive Developmental Disorder in Children. Scusate la pronuncia. Tale studio avrebbe messo in evidenza un certo legame tra vaccino e autismo. Peccato che lo stesso studio sia stato pagato da una serie di studi legali con l'interesse puramente economico di poter vincere delle cause contro le case farmaceutiche. Era quindi un complotto. Non so se avete colto la situazione kafkiana in cui i complottisti usano il complotto accertato per dire che c'è un complotto in atto, ma vabbè. La storia si conclude con Wakefield che viene condannato ed espulso dall'ordine dei medici per aver falsificato dei dati. E ribadisco, falsificato, non letto male o interpretato dei dati. E noi poi che ci trasciniamo dietro il suo sventurato retaggio. Ora che abbiamo insultato i complottisti per un buon 10 minuti, arriviamo al succo. Che cos'è l'immunità di gregge? I vaccini, come abbiamo detto, non sono sicuri al 100%, ma soprattutto non sono efficaci al 100%. Esiste infatti una piccola quantità di popolazione, sia animale che umana, intorno al 2-3%, in cui il vaccino, per svariati motivi, non funziona. Ma quindi, come abbiamo fatto a estinguere alcune malattie se qualcuno poteva infettarsi? Beh, molto semplicemente perché questa piccola porzione di popolazione era protetta appunto dall'immunità di gregge, ovvero la scarsissima possibilità che queste persone potessero venire in contatto con il patogeno, dato che questo non poteva circolare a causa del fatto che il resto della popolazione era vaccinata. Quindi, tale percentuale, ridottissima di persone, può beneficiare del vaccino anche se il vaccino su di loro non funziona. Ora, facciamo 2 più 2. L'immunità di gregge è ovviamente una conseguenza dei vaccini. Quindi chiederei al buon Boris e agli altri salottisti televisivi: come facciamo a raggiungere un'immunità di gregge se non abbiamo il vaccino?
Io in realtà spero che la questione sia dovuta a un'ignoranza, più che alla strumentalizzazione di termini medici, perché altrimenti quello di cui stiamo parlando è: da Covid ci proteggeremo con l'immunità di gregge, quando saremo tutti positivi, e quindi quando saranno morte decine di milioni di persone. Per quanto questa possa sembrare un'idea geniale, ed esplicito il fatto che questa mia affermazione era fortemente ironica, vorrei chiedere anche a queste persone: ma se hanno in più casi dimostrato che gli anticorpi da Covid non durano più di qualche mese, ed è quindi possibile riprenderlo, al contrario di altre malattie che, per quanto folle questa idea possa sembrare, potrebbe essere l'unica chance di prosecuzione della specie umana, come facciamo a ottenere un'immunità di gregge se l'immunizzazione sparisce? Beh, direi che da qui in poi potete ragionare anche da soli e trarre le vostre conclusioni. Io, come al solito, spero che la puntata vi sia piaciuta, e per chi mi conosce con questo episodio per la prima volta, vi dico che solitamente non sono così polemico. Provare per credere. Colgo anche l'occasione per dimostrare la mia solidarietà a Saevere Tommasi e alla sua operatrice, che sono stati aggrediti al convegno di negazionisti, e colgo anche l'occasione per suggerirvi di ascoltare la puntata del podcast di Daily Cogito a proposito dello scientismo, che è molto interessante. Quindi, come quesito per la prossima puntata, lasciamo quello sul Covid e ci sentiamo quindi nel prossimo episodio. E ricordatevi però una cosa: chi non condivide questa puntata è complottista. Ciao!